Allora, vediamo come attivare i LED inferiori, eccoli qui, in modo forzato. Normalmente si accendono quando decolla o atterra con scarsissima luminosità, quindi al buio. Ora qui non possiamo giustamente farlo decollare, ma possiamo sicuramente forzare l'accensione. L'accensione dei LED, eccoli qua. Quindi, questo è l'app in italiano e purtroppo molte cose sono tradotte male. Comunque, entriamo nel menu di navigazione visiva, scrolliamo e purtroppo questo è tradotto cortocircuito di scarica. È tradotto davvero male. Comunque, possiamo cambiare da auto a sopra, guardate un attimo che succede. Ecco qui, sopra vuol dire on, no? Quindi i LED si accendono. Ok, sono accesi i LED. Oppure auto, quindi gestisce lui, oppure chiuso, close. Quindi di notte non vogliamo farci vedere, possiamo spegnere anche questi, oppure addirittura il flash 1 secondo o 2 secondi. Ovviamente questo vale sempre in volo. Quindi l'impostazione di default è auto, che ovviamente risulta spento quando il drone non è in volo. Oppure on, che sarebbe in italiano tradotto malissimo sopra. Quindi abbiamo la possibilità di forzarli. That's it.